con un piano di ricerca internazionale dove sono coinvolte oltre 20 università mondiali, la Boston, la Columbia University, l'Università di Boston, l'Università Columbia, l'Università di Colonia, Madrid, Roma naturalmente, l'Università di Sassari e così via, ed oltre 100 laboratori di ricerca. In questo complesso studio i nostri ricercatori si sono occupati principalmente del problema della chemioresistenza. I marcatori che i nostri ricercatori hanno messo a punto hanno dato la possibilità oggi a più di 80 persone di poter ricevere una terapia che prima di ora, cioè prima di quando fossero scoperti questi marcatori, cioè 3 anni fa, non avrebbero avuto possibilità di terapie alternative. Siamo entrati, grazie alla vostra generosità, alla generosità di tutti coloro che ci hanno seguito, siamo riusciti a poter dare quindi una terapia personalizzata. L'importanza di quello che i nostri ricercatori hanno trovato è che si riesce oggi, attraverso i marcatori, a poter scoprire anche un linfoma camuffato da tumore solido. Per cui oggi con un prelievo di sangue periferico, quindi un semplice prelievo di sangue, si riesce a stabilire se quella malattia è realmente un linfoma curabile con le terapie ordinarie oppure può essere curato esclusivamente con terapie personalizzate. Allora, innanzitutto queste 80 persone che sono state arruolate nello studio fatto dalle 3 università toscane e dai 15 centri ematologici ringraziano tutti coloro che hanno dato una mano nel dare e nel poter continuare a supportare le borse di studio che in questi 8 anni abbiamo sostenuto e abbiamo dato. Naturalmente noi ringraziamo tutti voi per l'impegno che avete profuso e per quello che vorrete naturalmente continuare a profondere. Quello che è stata la giornata di oggi ha comunque fruttato all'associazione sia la lotteria, ecco la bottiglia che abbiamo allottato e che ha con il prezzo del biglietto fatto raccogliere all'associazione una cifra, abbiamo venduto il biglietto a 2 euro, sono stati venduti 100 biglietti, quindi sono 200 euro. Comunque anche questi 200 euro vanno a contribuire al pagamento della borsa di studio che anche per quest'anno continuerà. Un altro obiettivo che abbiamo raggiunto è quello di far lavorare i giovani. Ci sono 5 giovani ricercatori che lavorano alla nostra ricerca. E quindi in questo laboratorio questi 5 giovani lavorano grazie a quello che è lo sforzo di tutti noi. Oltre a questo abbiamo un altro progetto aperto che è un progetto di sostegno alle famiglie che hanno necessità di conoscere quello che può essere la logistica per avvicinare le terapie, per andare a fare le visite specialistiche, sapere come comportarsi di fronte a una diagnosi non usuale, dove ci si trova di solito spaesati. Diamo la possibilità attraverso il nostro centro di orientamento a queste persone di poter contattare sia psicologi, essere seguiti da psicologi che lavorano gratuitamente per la nostra associazione, per aiutare queste persone e rivolgersi all'associazione per ottenere anche informazioni, diciamo, come ho detto, di tipo logistico su dove è meglio, come è meglio fare per ottenere degli appuntamenti o addirittura procuriamo degli appuntamenti, oltre ad accompagnare le persone che ne avessero necessità con il nostro furgone, trasportare quelle che sono le cose che si devono portare dietro nel caso di lunghe degenze, perché le malattie che interessano appunto le malattie del sangue possono portare a delle lunghe degenze e quindi la necessità di potersi portare nelle case famiglia anche qualcosa di casa di utile per tutti i giorni. Allora, con questi progetti noi speriamo e vogliamo continuare ad andare avanti e andiamo avanti grazie a quelle iniziative che facciamo, sempre più, spero, in collaborazione con le altre associazioni del territorio, sempre con l'appoggio dell'amministrazione comunale che fino ad oggi ci ha sempre dato una mano, anche se non altro nel poterci dare la possibilità di fare manifestazioni come questa e come tante altre che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Per cui un grazie a tutta l'amministrazione comunale
che è qui rappresentata dal nostro sindaco, grazie a tutti voi che sempre avete sostenuto la nostra associazione e grazie a tutti quelli che vorranno continuare a sostenerci. E naturalmente Maurizio, in rappresentanza della compagnia Serone. Grazie Giovanni. Grazie per...